Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari amici telespettatori di Teleprima, ben ritrovati qui come ogni sabato sera per Obiettivo Caserta. È aumentato oggi il nostro parterre, infatti non solo il sindaco Carlo Marino alla mia sinistra, buonasera sindaco e ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ma anche il presidente del Consiglio Comunale, Michele De Florio. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Per la prima volta qui negli studi di Teleprima, da fare i media a tutti, sindaco. No, ma il presidente De Florio oggi ci dà l'onore di stare insieme a noi per augurare una serena Pasqua a tutti i casertani a nome dell'intero Consiglio Comunale. Sindaco, inizio subito da lei, infatti in settimana è stato protagonista di un'intervista importante sul tema della sicurezza urbana. Quali sono le prospettive? Abbiamo guardato tutti con attenzione questa direttiva, questo indirizzo del ministro Salvini che tende a voler creare un conflitto forte tra quello che sono i poteri e le risposte che deve dare il sindaco e quello che sono le grandi competenze delle prefetture e del prefetto. Noi riteniamo che in questa fase, in questo momento, Salvini stia facendo soltanto propaganda, non stia facendo nessuna iniziativa seria di sicurezza dei nostri territori, ha semplicemente ricordato a tutti quanti noi che al di là della grande capacità con il decreto legge 14 del 2017, il cosiddetto decreto Minniti, dove si sono riscritti i regolamenti di polizia urbana, dove si è dato una spinta forte al degrado urbano, al decoro urbano, alle risposte forte a chi consumava alcol in modo smisurato fuori orario, a chi sostanzialmente creava disagio nella movida, a chi sostanzialmente esercitava abusivamente ed in modo improprio la funzione di parcheggiatore abusivo o chi sostanzialmente faceva accattonaggio in modo assolutamente creando pressioni nei confronti dei cittadini, era già stato colpito da questa attività, un'attività forte che gli sindaci hanno messo in campo con dei DASP urbano insieme alle questure con una sinergia fortissima. Detto questo, oggi il ministro Salvini ci ricorda in campagna elettorale ai prefetti. Pochi mesi fa, in campagna elettorale precedente, diceva che i prefetti dovevano essere tolti e doveva essere dato aumento ai sindaci. Adesso il ministro degli interni invece dice che si devono diminuire i poteri dei sindaci e darli ai prefetti, dimenticando che già ben dal 1931, con Regio Decreto 733, cioè quello sul testo unico sulla pubblica sicurezza, sostanzialmente si rappresentava dei poteri per periodo temporaneo che hanno i prefetti sul tema della sicurezza urbana. Noi già lavoriamo fortemente con la prefettura, col Comitato Provinciale sull'Ordine Pubblico e la Sicurezza, con le grandi capacità delle forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, che fanno un lavoro straordinario sul nostro territorio in sinergia per dare risposte. Invece ci aspettiamo dal governo nazionale, questo governo giallo-verde, più fondi sulla videosorveglianza, sono scomparsi i soldi sul trasporto pubblico locale, sono scomparsi i soldi sullo sport e periferie, come fare dei progetti inclusivi, socialmente attivi per rivitalizzare le nostre periferie. Questo ci aspettiamo dal ministro Salvini. Altra è puffa o fuffa, come la vogliamo dire, ed è sostanzialmente, lo dico apposta, hanno detto puffa, certo. E fuffa è assolutamente il nulla, è l'ennesimo documento che vuole creare un po' di dialogo sui giornali e vuole spostare l'asse su quelle che sono le responsabilità. Ci dia soldi sulla videosorveglianza, ci dia soldi sulle periferie dove dobbiamo portare sport, dobbiamo portare strutture sportive per portare i giovani a fare sport e aiutare anche i più deboli, facciamo progetti inclusivi, diamo soldi veri per creare le condizioni sociali migliori, diamole ai più deboli e non facciamo assolutamente retorica che non dà risposte serie ai cittadini. Ecco, Presidente,
diciamo in sintesi meno pubblicità e più concretezza, sì. Anche perché la città opera, come ha ben detto il sindaco, sempre in sinergia tra le istituzioni e tra tutte le parti. Certo, certo, il problema della sicurezza non può essere solo un problema di carattere, tra virgolette, repressivo. Caserta si opera in sinergia, come ha detto il sindaco, con le forze dell'ordine, anche loro soffrono di gravi carenze di personale, anche loro sono in difficoltà. Ecco, andrebbero potenziati anche gli organici, sia della polizia, anche della polizia urbana, ma sappiamo tutti quali sono le problematiche afferenti al settore. Ma la repressione non può essere solo la lotta al degrado, al fenomeno sociale, non può essere solo un fatto, ripeto, di repressione, ma deve essere un fatto sociale. Noi dobbiamo migliorare la sfida della politica, qual è? Non solo pubblicità, ma anche risolvere il problema, eliminare le cause sociali che portano al degrado sociale, togliere un posteggiatore abusivo, giusto per fare un esempio, domani sarà sostituito da un altro. Se non eliminiamo le cause del disagio che portano al posteggiatore abusivo, a quant'altro, lo stiamo facendo. Come ha detto bene il sindaco, stiamo lavorando sulle periferie, il bando delle periferie serve proprio a questo. Dobbiamo creare lavoro, ma è un problema di carattere politico, nazionale, europeo, e ognuno deve fare la sua parte. Assolutamente sì, parliamo anche delle cose di casa nostra, periodo pasquale, quindi periodo di festa. Sindaco, una bella iniziativa anche da parte della Reggia di Caserta, che sarà aperta comunque nei giorni di festa fino a Pasquetta, perché poi ricordiamo che ci sarà il proverbiale ponte, quindi anche collegato al 25 aprile, al 1 maggio, e sarà comunque un'occasione importante per ospitare non solo i casertani, ma anche magari coloro che non conoscono le bellezze della nostra città. È tutto regolamentato, degli ingressi ben scanditi ovviamente, perché bisogna prima di tutto tutelare questo bellissimo patrimonio che offre la città di Caserta e non solo. Assolutamente sì, Reggia Belvedere, la Caserta medievale, tutti i siti storici della città, le stesse nostre borgate. Ci sono iniziative tipo, poi ne parleremo dopo, quella di San Rufo, grossi spazi della città che saranno invasi da turisti, da cittadini che vengono dappertutto. Abbiamo già il sold out di tutti gli alberghi, le strutture recettive, anche tutti i B&B sono tutti pieni. Questo weekend per noi sarà un weekend di entusiasmo, ma anche di sicurezza. Ho fatto un'ordinanza chiara per quanto riguarda il rispetto del bivacchi, perché vengono rispettate tutte le regole, perché vengono essere rispettosi del nostro senso civico, dei nostri spazi pubblici. Oggi abbiamo una città che piano piano, lentamente, sta migliorando fortemente in tutti i suoi spazi, e dobbiamo saperci ritenere, perché è inutile lavorare e spendere soldi pubblici se poi non c'è un cittadino che costruisce la comunità. Dobbiamo rispettare ancora fortemente in alcuni quartieri la raccolta differenziata. Vedo che sostanzialmente, rispetto a una grande voglia dei cittadini di costruire finalmente una comunità, abbiamo ancora delle sacche che evitano di costruire insieme a noi un percorso. Quindi rispetto a questo dobbiamo diventare città accogliente. Questo weekend ci giochiamo una partita importante, che è la sfida del turismo, di un'economia importante della città. So che tutti i ristoranti o molti ristoranti del centro hanno già tante prenotazioni. Costruiamo un modello, lo facciamo attraverso il classico circuito turistico culturale, la Grande Reggia, Belvedere, Caserta Vecchia, ma anche attraverso i palazzi storici della città, anche attraverso l'accoglienza dei nostri cittadini. Ecco, ha nominato la raccolta differenziata e potete leggere anche dalle pagine del sito del Comune di Caserta, verrà effettuata anche il giorno di Pasquetta nonostante sia di festa, quindi un'informazione utile anche per i cittadini. Mi piace poi molto il nome dell'ordinanza antibivacco, anche se ovviamente bisogna amare, tenere pulita e quindi dare una sterzata importante all'ambiente, non solo nei giorni di festa, ma sempre, insomma, la carta a terra non si butta. Infatti, dobbiamo essere rispettosi della nostra città. L'ordinanza antibivacco in queste giornate particolari è proprio perché, intanto, andate nei nostri ristoranti, andate nei nostri locali, nelle nostre pizzerie, nei nostri bar, sono straordinari, fanno dei prodotti eccezionali, ormai siamo diventati eccellenza nazionale. E anche chi decide di stare di stare all'aperto, facciamolo nei nostri colli di Fatini, facciamolo nei nostri spazi a verde e rispettiamo i nostri siti. Vedo troppo bivaccamento e troppi spazi non vengono rispettati, tipo alla Vaccheria o tipo a San Leucio o davanti alla Reggia. Quindi
ho voluto fare questa ordinanza per dare un segnale chiaro. Andiamoci a divertire, divertiamoci nei nostri locali, nei nostri giardini, nei nostri corti, nei nostri colli di fatini, nelle nostre frazioni, però tuteliamo i nostri siti culturali e storici. Ecco Presidente, terra di eccellenze, Caserta e non solo, ma tutta la sua provincia. Prima, negli anni precedenti, spesso i giovani dicevano a Caserta non c'è mai nulla da fare, a Caserta ci annoiamo, non sappiamo cosa fare. Invece, soprattutto negli ultimi anni, la città e ovviamente anche il Consiglio Comunale, lo stesso Comune, hanno dato una sterzata importante proprio alle attività quotidiane, si può dire, ma ampliando proprio il raggio anche a mostre internazionali, eventi veramente molto importanti. Sì, da ultimo abbiamo ospitato, mi piace ricordarlo, al Belvedere, una mostra fotografica di eccellenza di un artista cinese che ha dato, sarà poi fatta solo in Europa e a Londra, quindi per farle capire l'importanza di questa mostra fotografica. Caserta Via della Seta, insomma, questo era il tema. Abbiamo fatto in Consiglio Comunale, abbiamo approvato degli argomenti importantissimi, ad esempio quello sui beni comuni che consente di adottare aree verdi, spazi collettivi usufruibili da tutti gratuitamente. Mi piace ricordare il Forum dei Giovani, mi piace ricordare la Street Art. Abbiamo consentito a chi vuole, ai giovani in particolare, di colorare degli spazi ben delimitati, ma previa autorizzazione amministrativa ovviamente. Quindi stiamo tentando di avvicinare, diciamo, e coinvolgere, che questo è importante, molto importante, coinvolgere la cittadinanza alla vita dell'amministrazione, rendendoli partecipi. Un altro provvedimento, quello dell'affidamento delle aiuole, per dire, è che anche lì lo spirito è quello non solo di farci aiutare, ma anche quello di rendere partecipe il cittadino di della casa comunale, che non deve essere una casa di pochi, ma una casa di tutti, aperta a tutti. Ecco, poi c'è anche il restyling delle aree verdi, Presidente, non solo sì, Riqualificare quelle già esistenti, ma anche tanti progetti per crearne sempre di nuove, per vivere proprio appieno la propria città. Certo, ribadisco, a parte in questi giorni sta partendo è partita in alcune zone, è partita il taglio, stiamo assistendo ancora alla potatura, credo si sta per terminare la potatura. Ma le ripeto, questi regolamenti che abbiamo approvato in Consiglio Comunale sono tesi proprio a questo, alla riattazione non solo di un bene collettivo, ma di un processo, che io chiamo di condivisione della vita amministrativa. L'area verde, da ultimo, proprio sulle aree verdi, il prossimo Consiglio Comunale previsto per il 29 e 30 discuterà proprio degli orti urbani, orti sociali, un altro tema di carattere che io definisco collettivo, quello del progressivo avvicinamento del cittadino all'uso e all'utilizzo di un bene comune. Ecco Sindaco, venerdì un'altra mattinata importante con un'iniziativa presentata al Comune di Caserta, molto bella, San Rufo rinasce, le telecamere di Teleprima erano proprio lì, vediamoci il servizio. Oggi siamo qui in comune per parlare di un evento senza paragoni, lo possiamo definire così perché rappresenta comunque una di quelle casualità, ma soprattutto una di quelle prospettive per il territorio che rappresenta proprio la bellezza di questo nostro territorio campano, ma in particolare casertano, che molto tempo fa e per tanti anni è rimasto quasi nascosto. Poi nel tempo, attraverso l'impegno delle associazioni, ma anche di tanti operatori del Comune di Caserta e di tanti volontari che hanno voluto far sì che questo luogo tornasse a rinascere, sto parlando di San Rufo, adesso hanno creato opportunità per chiunque lo voglia visitare e soprattutto usufruire di visite gratuite e guidate che comunque determinano la bellezza di questo luogo e soprattutto la portano a conoscenza di chiunque. Oggi siamo qui con due esponenti sia dell'associazione San Rufo Rinasce, proprio per dare maggiore valore a questo luogo, e anche con un altro esperto che è Giuseppe Vozza, che comunque ci parleranno in particolare sia dell'evento ma anche di San Rufo. Buongiorno. Buongiorno. Siamo alla settima edizione. Questa edizione va dal 24 al 28, quindi abbiamo diversi giorni dedicati alla visita di San Rufo, San Pietro de Montes ed altre eccellenze della zona. La manifestazione è molto ricca, visite guidate, ma anche iniziative interessantissime. L'apertura è con la storia e i bambini.
c'è una mostra del maestro Rivirlo e il coinvolgimento dei bambini delle elementari che segneranno con pennelli e altre cose varie, diciamo, la loro storia, le loro storie, e lasceranno una traccia del loro passaggio. Un'iniziativa molto molto interessante. Un altro momento significativo di questa manifestazione è la passeggiata benedettina. Per la prima volta ci sarà questa passeggiata da San Pietro da Montes, da San Rufo a Caserta Vecchia, e l'antico passaggio, l'antica strada che collegava Caserta con Caserta Vecchia, Calazia con Caserta Vecchia. Infine l'altro momento molto significativo, che poi è il tema di quest'anno, le radici e la storia. Vogliamo ritornare a riflettere sulla storia, sul valore del passato, in un momento nel quale molti invece pensano che il passato non conti più, non vale la pena riflettere su di esso. Invece noi pensiamo che sia utile ritornare a riflettere, per cui rilanciamo tutta questa parte qua. Devo anche dire che per la prima volta una colliera di Casolla, una testimonianza importantissima dal punto di vista storico e dell'attività produttiva di questa zona, sarà aperta al pubblico, e domenica 28 ci sarà una visita guidata dedicata a una colliera di Casolla. Insomma, la tradizione si sposa benissimo con quelli che sono i giorni nostri, questo mi sta dicendo. Certo, certo. E non solo, anche i bambini, che sono comunque il motore della nostra società, adesso ci permetteranno di vedere meglio e soprattutto di creare ancora di più, perché comunque questo rappresenterà una continuazione, un nuovo inizio che si dovrebbe ripetere sempre. Sì, ma io voglio sottolineare un altro aspetto. Le sei edizioni che hanno preceduto di quest'anno sono state sempre accompagnate dall'impegno degli artisti casertani. È una manifestazione fortemente segnata da questa presenza. Infatti questa volta, ancora una volta, ci sarà un maestro che ha tirato fuori da una ricerca pedagogica molto importante di Freinet i disegni dei bambini, e su quello ha elaborato, diciamo, una proposta grafica, pittorica, di grandissimo interesse. Dottore Vozza, il suo impegno in questa iniziativa? Il mio impegno in questa iniziativa è molto forte, ma come del resto l'impegno di tutti i soci, perché noi abbiamo messo su questa associazione ad aprile del 2013, abbiamo continuato, quest'anno siamo giunti alla settima edizione, e lo scopo dell'associazione è molto semplice, anche se molto impegnativo per tutti quanti noi, è quello della riscoperta del nostro territorio, è quello della riscoperta delle nostre tradizioni, in modo tale che possiamo passare questo nostro testimonio anche alle giovani generazioni. Ecco perché quest'anno abbiamo iniziato, ma in effetti anche nelle passate edizioni, con un intervento molto impegnativo da parte del maestro Rivirlo e con poi il dottor Michele Casella per la drammatizzazione di una ricerca proprio sui bambini. Quindi è importantissimo che ci sia questa riscoperta, anche perché l'obiettivo principe della nostra associazione è quello di far sì che possa essere ridestata l'attenzione su una parte molto importante del nostro territorio. Non ci dimentichiamo che nel 1970 è venuto in zona Pierpaolo Pasolini e ha girato il film Il De Caperone. Quindi questo sta a dimostrare una valenza veramente molto molto forte, che non è soltanto valida per gli abitanti del luogo, ma in effetti per tutto il territorio comunale della città di Caserta. Per cui possiamo ben dire che, a fianco alle altre eccellenze del territorio casertano, come possono essere quelle rappresentate da Palazzo Reale, da Caserta Vecchia e dal Borgo Medievale e dal Borgo Settecentesco di San Leucio, possa essere inserito alla perfezione anche il Borgo Medievale di Piedimonte di Casolla. Benissimo, un'altra domanda vi vorrei fare, molto importante proprio per conoscere questi luoghi, è il ruolo delle persone. Le persone del territorio come reagiscono a queste aperture, ma soprattutto alla presenza di questi luoghi in un territorio che molto spesso è quasi sconosciuto? Chi mi risponde?
Allora, con le persone ci sta un rapporto bellissimo, anzi, era proprio un qualcosa che noi siamo andati a cogliere in loro, e quindi da parte di tutti gli abitanti del luogo c'è questo rapporto continuo che si vivifica giorno dopo giorno. Faccio un esempio, la chiesa di San Rufo, che proprio noi abbiamo dedicato il nome dell'associazione proprio alla chiesa, abbiamo scritto Rinasce. Posso dire che in effetti è rinata, anche se ovviamente dovrebbe essere oggetto di restauro, però ecco, proprio per quanto riguarda le persone, per quanto riguarda tutta la comunità di Piedimonte di Casolla, è letteralmente rinata. Pensiamo soltanto a questo, che ieri pomeriggio, dopo tantissimi anni, è stato anche allestito il sepolcro che non veniva allestito appunto da anni. Quindi questo sta a testimoniare un rapporto osmotico che si è creato tra l'associazione, gli abitanti e tutte le realtà che esistono sul territorio. Benissimo, questo ci fa piacere e ci dà anche una speranza per quello che è il nostro futuro, perché dalle tradizioni, dalle radici, veramente può impiantarsi un futuro che sia sempre meglio, e San Rufo rappresenta anche questo meglio. Grazie. San Rufo rinasce, il nostro territorio è pieno di eccellenze e queste eccellenze, grazie anche all'opera del Comune di Caserta, vengono sempre più messe in risalto. Beh, intanto è fondamentale e importante uscire dallo schema Reggia Belvedere Caserta Vecchia. Noi siamo una città di storia, di identità, di comunità, e sicuramente uno dei pezzi della nostra storia è San Rufo. Piedimonte di Casolla ha una sua storia, una sua tradizione, ha un suo percorso culturale, hanno messo insieme il mondo associazionistico, il mondo della rete culturale, l'amministrazione che cerca di costruire insieme all'identità e alle comunità locali un percorso che valorizzi le grandi eccellenze storico-culturali, i grandi palazzi della città, i grandi luoghi di culto della città, e quella che è stato un percorso che ha portato dalla Caserta del Medioevo alla Caserta dei Borboni. Si attraversa questo percorso e si raggiunge i nostri borghi, la nostra storia, i nostri Colli di Fatini, e attraverso queste iniziative, che plaudo fortemente, qui si vede un grande interesse della comunità locale, un grande interesse dei giovani di quella comunità, si può costruire il futuro e la prospettiva della nostra terra. 7 edizioni, questa è proprio la 7ª edizione, quindi vuol dire che c'è un movimento vitale, e soprattutto mi è stato raccontato che non ci sono solamente protagonisti del nostro territorio, ossia di Caserta, della sua provincia, ma che molte persone vengono anche da fuori. Assolutamente sì, è nato un dibattito culturale importante, un dibattito che fa rinascere la voglia di conoscere meglio quella che è stata la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri percorsi, e aprirsi alla città non soltanto attraverso i grandi patrimoni culturali della città, quale la Reggia, il Belvedere o la Caserta medievale, ma anche attraverso palazzi storici o luoghi di incontro o luoghi di percorso e di vita vissuta della nostra terra, può costruire il futuro e la prospettiva non solo del nostro sistema beni culturali, ma del nostro sistema turistico e quindi della nostra economia. Un binomio inscindibile soprattutto di questa edizione è quello tra i bambini, quindi ciò che è moderno, ciò che è di oggi, e la tradizione fatta dalle radici. Solo attraverso le nostre radici, attraverso i nostri giovani, i nostri ragazzi, noi possiamo costruire il futuro della nostra terra. La sfida è perché i nostri giovani debbano rimanere in questa città, in questo territorio, per costruire il loro futuro, la loro prospettiva, la loro famiglia, e lo dobbiamo farlo radicamente, cioè partendo dalle nostre radici, dalla nostra storia, dalla nostra identità. Ecco sindaco, abbiamo visto il servizio, c'era anche la sua intervista tra quelle proposte ovviamente da Teleprima, una bellissima intervista, una bellissima iniziativa per valorizzare ancora di più le eccellenze, quelle che magari si conoscono un po' di meno del territorio casertano. Guardi, devo dire la verità, prima l'ho solo accennato all'intervento del turismo, la grande sfida che la città di Caserta deve fare e che dobbiamo andare oltre a quello che è già la grande bellezza del Belvedere, della Reggia o della Caserta medievale. Dobbiamo aprirci e far conoscere quella che è la nostra storia, quella è la nostra identità, quelli che sono i nostri Colli di Fatini, quelle che sono le frazioni della nostra città, quelli che sono i nostri palazzi storici della città. Ci sono straordinarie palazzi della città che vanno messi in rete. C'è il Palazzo Paternò nel centro, c'è Palazzo Cocozza a Piedimonte di Casolla. Abbiamo una serie di palazzi
che aperti alla città, con i loro giardini, con la loro importanza, con la loro storia, ma soprattutto una chiesa importante come quella di San Rufo a Piedimonte di Casulla è un altro pezzo che può ridare identità e storia a quella che è il nostro percorso culturale. Noi veniamo da una storia che già nelle bolle papali partivamo dal 900 dopo Cristo, e rispetto a quella storia non possiamo immaginare che tutto parti nel 1752 quando arriva Carlo III per farle la reggia. C'era invece un percorso, quel percorso lo dobbiamo riprendere, ci serve per costruire la nostra storia, la nostra comunità, la nostra identità, ma anche per costruire un modello turistico, per far conoscere le nostre eccellenze. Ecco perché la sfida di San Rufo, un'associazione, una rete di persone, di cittadini, di associazioni, di giovani che hanno voglia di aprire un dibattito, una discussione sul rispetto a come valorizzare il patrimonio storico-culturale di questa città. Ecco, poi quando si fa con passione ed entusiasmo è tutto ancora più bello e si coinvolge poi veramente tutta la cittadinanza e non solo. Presidente, cambiamo argomento, ritorniamo ai fatti, diciamo, di Caserta. È arrivato in settimana l'ok della Giunta per il completamento dei lavori della pubblica illuminazione, cosa che spesso ci richiedono i cittadini, e anche la riduzione dei consumi elettrici, quindi tutti felici. Insomma. Siamo tutti felici, ovviamente, quando si può migliorare un servizio è sempre una cosa positiva. Aggiungo, forse è passata inosservata, che abbiamo approvato in Consiglio una riduzione della tassa Tari circa del 6%, per cui i cittadini casertani pagheranno rispetto all'anno scorso il 6% in meno sulle bollette dell'immondizia. Per quanto riguarda l'illuminazione, non conosco il progetto nelle linee particolari. Ovviamente sono grato alla Giunta che ha licenziato questo provvedimento. Sappiamo che l'illuminazione a Caserta, il sistema di illuminazione è molto datato, per cui spesso si verificano dei guasti, a volte in una zona, a volte in un'altra, sono tante le segnalazioni, e quindi ogni progetto che tende all'ammodernamento, all'efficientamento del sistema energetico va sempre bene. D'altronde, ovviamente, i processi, come dire, si evolvono, per cui è giusto adeguare la rete ai nuovi sistemi produttivi. Ovviamente ne ricaveremo anche un risparmio in termini energetici, e in un comune questo fa sempre bene. Per cui non posso che complimentarmi con la Giunta, ma stiamo andando, io l'ho detto anche in altre sedi, stiamo andando sempre verso una progettazione forte che adesso che è iniziata 2 anni fa, ma adesso si stanno iniziando a vedere i primi frutti. Ovviamente i tempi amministrativi, lei lo sa, richiedono dei tempi, certo. Alcuni di questi stanno venendo a maturazione e speriamo di vederne presto tutti quanti i frutti. Sono sicuro che lo faremo. Assolutamente sì, Sindaco. Un altro argomento che ha tenuto banco nei giorni scorsi, le pedane di Corso Trieste, queste pedane che soprattutto nei periodi un po' più piovosi tenevano praticamente in scacco tutti i social di tutti i cittadini casertani. È stata eliminata una pedana, se non erro, una sola per ora. Com'è la situazione? Allora, diciamola bene, oggettivamente queste pedane, non affascinano, ce le siamo ritrovate, sono state la precedente amministrazione, rispetto a un finanziamento comunitario, le ha progettate e le ha realizzate, ma non ha colpito fortemente a noi tutti, nemmeno ai cittadini, e non hanno una funzione soprattutto di aver rivitalizzato una cerniera importante quale Corso Trieste, e di riqualificazione di una strada e un asse fondamentale per la crescita anche economica e commerciale della città. Intanto nel tempo però ci sono e l'abbiamo dovute gestire, l'abbiamo cercato di manutentare. Alcune sono iniziate ad avere dei pericoli, hanno iniziato a creare pericoli sulla sicurezza sia stradale che cittadine, e quindi qualcuna abbiamo iniziato a smontarla. Abbiamo smontato la prima, quella proprio all'ingresso di Corso Trieste, dell'ingresso della ZTL, e a mano dove ci sono pericoli le smonteremo, dove si potranno sistemare le sistemiamo, ma oggettivamente non sono nella strategia, almeno per quanto riguarda la nostra amministrazione, elemento che possa far diventare di nuovo il Corso Trieste un elemento di fascino. Ecco, Presidente, nei progetti e nel futuro del Consiglio Comunale c'è anche Corso Trieste, perché spesso i cittadini ce lo chiedono, è un piacere soprattutto la domenica mattina vivere il centro, fare una bella passeggiata, certo. Però spesso ci chiedono ovviamente quando si potrà rivedere Corso Trieste
come era una volta, insomma, che pullula di negozi, di persone, di casertani e non solo. Ma questo è un tema complicato, al di là del consiglio comunale, perché bisogna far insomma coinvolgere e fare parecchi discorsi, perché quello che lei ha detto, quello di un tempo, ma sono cambiate parecchie cose rispetto a un tempo, c'è stata una crisi. Certamente io penso, ma questo come dire, un parere del tutto personale, che invece la ZTL, al di là del corso, vada allargata, ma resa vitale. Adesso la sfida è quella di renderla vitale con un bel arredamento, come la sfida è come riportare nei negozi, magari vedendo se possibile, questa è la mia idea, di ridurre le tasse per gli esercenti, se fosse possibile, bisogna fare uno studio se fosse possibile, certo. come renderla affascinante. E quindi non è solo, e quindi coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, penso alle categorie degli esercenti, del commercio, della Confindustria, tutte le associazioni cittadini. La sfida è come renderlo nuovamente attrattivo, è come implementare l'attività commerciale lì, che non può essere ridotto, se volete la mia opinione, però ripeto, è del tutto personale, macchine sì, macchine no. Assolutamente, Sindaco, voglio sentire anche lei su questo tema. Ma sicuramente, lo dicevo prima, Corso Trieste è un elemento fondamentale per la crescita del nostro centro storico. Noi dobbiamo portare di nuovo le famiglie nel centro storico, ricostituire un centro commerciale naturale, fare più sinergia col mondo associazionistico, fare più sinergia con la rete anche commerciale. Io ho una mia visione, sicuramente le attività commerciali, ha bene ragione il Presidente De Florio, cioè è riduttivo dire con le macchine arrivano i negozi, perché sennò questo sarebbe la distruzione dei centri storici. Abbiamo invece ragionamenti completamente al contrario, trovare degli spazi dove le famiglie possono passeggiare, ma è chiaro che deve migliorare anche la qualità dell'offerta. Bisogna portare aziende monomarca, bisogna portare lì sopra il food, bisogna portare attività che riportino di nuovo a ripasseggiare nei nostri centri storici. Noi abbiamo degli assi importanti che dimostrano, vedi via Mazzini o altre strade, che dove crei il passeggio crei anche un interesse ad aprire attività commerciali importanti e c'è anche economia. Lo dobbiamo fare anche su Corso Trieste, avere il coraggio non di aprire un'ora in più, un'ora in meno le macchine, ma di fare una sfida insieme all'attività commerciale, anche attraverso anche i proprietari degli immobili, che devono abbassare sicuramente le loro richieste e fare semmai dei contratti in cui si dà la possibilità a chi sfida di aprire su Corso Trieste di avere dei primi anni un prezzo più basso, e qualora l'azienda vada bene e le attività vadano bene, aumentarle negli anni successivi. Però questa è una sfida che si fa tutti insieme. L'accoglienza deve migliorare sicuramente la possibilità di creare delle condizioni perché il turismo entri in città e che il Corso Trieste porti aziende o attività molto più sostenibili in termini anche di accoglienza. Assolutamente sì, ed è una bellissima sfida. Sindaco, intanto quest'estate Caserta si prepara ad accogliere un altro evento internazionale, le Universiadi. Come si sta preparando la città a questo grandissimo evento? Abbiamo visto anche il lancio ufficiale della manifestazione al Palavignola per la partita dell'Avolato, quindi l'abbiamo vissuto in prima persona. Noi siamo molto contenti, è iniziata anche una campagna di comunicazione in città, vedete molti 6x3, è iniziato a vedere un po' di manifesti. Dal 3 luglio al 14 luglio avremo una grande festa delle Universiadi. Noi siamo molto felici perché intanto stiamo riqualificando alcuni dei nostri impianti importanti sportivi della città, lo Stadio Pinto, il Palavignola, la riqualificazione di Piazza Carlo III che ci permette di fare la finale di tiro con l'arco. Sugli impianti provinciali stiamo sistemando sia il palazzetto di Viale Medaglie d'Oro che quello del nuoto, sempre nella zona di Via Laviano, quindi diventa un'occasione per sistemare i nostri impianti, però anche una grande festa ed è anche una grande economia. Noi avremo quasi 2.000 persone che dai primi giorni di luglio fino a metà luglio invaderanno la nostra città, 1.600 atleti che arriveranno da tutto il mondo con gli accompagnatori, con le famiglie, perché sono tutti ragazzi che frequentano le università. Non ci dimentichiamo che le Universiadi, dopo le Olimpiadi, è la seconda manifestazione più importante al mondo, che coinvolge più paesi al mondo e per tantissimi sport, e noi
avremo un pezzo importante delle università della Regione Campania. L'unica città che accoglie gli atleti nelle proprie strutture alberghiere, tutte sold out in quel periodo, anzi abbiamo il problema contrario che non avremo tutte le nostre strutture per non poter accogliere anche altre persone. Mi arrivavano proprio telefonate di amici che volevano venire in quel periodo a visitare Caserta e non hanno trovato nemmeno i B&B pieni, quindi significa che diventiamo una città che crea fortemente attraverso eventi, attraverso iniziative, economia. Poi dobbiamo essere bravi noi a intercettarla, perché a volte vedo persone che non sono in grado di intercettare quel mondo e si lamentano. Beh, non dobbiamo costruire, io sono sempre della visione mezzo bicchiere, mezzo pieno, non mezzo vuoto, e per farlo mezzo pieno dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Presidente, è una bellissima sfida quella delle università, di una bellissima certo. soddisfazione poi per Caserta. Certo, io poi ho praticato sport a livelli, no? Non ho giocato a basket, no? A livelli, no, nel playground, usciva da casa. Un'occasione bellissima, avremo in quel periodo, lo diceva il sindaco, insomma, i riflettori del mondo, si può dire, perché poi l'università è a partecipazione mondiale, sebbene riservata agli universitari, ma a partecipazione mondiale. Credo che arriveremo pronti per questo avvenimento. Stiamo, come diceva il sindaco, stiamo riqualificando gli impianti, gli impianti ricettivi saranno pieni. Ci è stato fatto anche un calendario di eventi da parte dei cittadini che gratuitamente vogliono dare una mano per realizzare eventi di carattere, per riempire insomma le giornate dell'università, al di là delle gare, delle competizioni ufficiali, quindi ci prepariamo all'accoglienza di un pubblico giovane sostanzialmente. Penso che arriveremo pronti a questo importante avvenimento, che poi ci porterà ovviamente anche nel futuro a usare gli impianti moderni, modernizzati, riqualificati anche per le nostre strutture sportive cittadine. Certo, è stato infatti un ottimo motore per il restyling anche di queste strutture. Sindaco, intanto altra notizia di settimana scorsa, è tornato al Pinto, quindi per chiudere il cerchio siamo tutti felici insomma. Sono veramente stata una bellissima giornata, perché sono tornato al Pinto, dove domenica abbiamo vinto una partita molto importante contro il Siracusa, che permette di andare fortemente avanti nel percorso dei play-off. E abbiamo ripreso un percorso che, al di là di riqualificare lo stadio, dobbiamo mettere anche in campo la messa in sicurezza di una società che può costruire una prospettiva futura della nostra città. Per fare questo bisogna costruire un modello forte societario che programmi nel tempo, che costruisca un progetto almeno a 5 anni, che in 5 anni ci porti in Serie B e che costruisca le condizioni perché poi, attraverso anche uno stadio riqualificato e accogliente, i cittadini, le famiglie, tutti ritornino allo stadio. Noi come amministrazione ci stiamo, vogliamo costruire un percorso forte insieme ai tifosi e insieme alla società del futuro. Rispetto a questo, naturalmente nella stessa giornata ci siamo andati a fare un'altra sfida di sport, ormai diciamo da sportivo abbiamo vissuto insieme un'altra grande sfida che ci ha portato ai playoff con la Volalto. Ormai tifosissimo anche della Volalto. Sì. Anzi, il presidente De Florio mi accusa che io sono troppo spesso alla Volalto e il presidente De Florio non viene però al Lavolalto, gli dobbiamo tirare un po' le orecchie. Si impegna la prossima volta a venire. No. E sostanzialmente e anche lì è stata una grande festa con queste ragazze, ma soprattutto un entusiasmo delle persone e dei cittadini, ma tanti ragazzini, tante ragazzine, tanti giovani che si vedevano queste straordinarie ragazze sportive e belle che danno risposte di bellezza ma anche soprattutto di agonistica, e questo è lo spirito con cui dobbiamo costruire la città. Assolutamente. Se posso aggiungere, avremo un maggio intenso dal punto di vista sportivo, perché spero, insomma, ci stiamo avviando verso un maggio in cui tutte le società casertane saranno impegnate nei playoff. Speriamo per il calcio, la Volalto già c'è, la Deco Caserta già c'è. Quindi anche questo. Quindi basket, pallavolo, calcio, pallavolo, che sono tre elementi per costruire un modello sociale e sportivo della città. Come dice il sindaco, non è un fatto solo sociale, è un fatto di crescita, un fatto solo sportivo, un fatto di crescita sociale e anche crescita della città. Quindi dobbiamo. Non si verificava da anni questo trinomio, quindi bisogna portarlo avanti
e cercare di migliorare sempre. Se la prossima partita, mi pare sabato prossimo, mi dicono domenica prossima sarò presente anche alla Volo Alto. E lo speriamo ovviamente, anche perché è una bella soddisfazione non solo avere delle società che siano ovviamente eccellenze nello sport e per la nostra città, ma che soprattutto siano ambiziose, Sindaco, quindi che alzino sempre un po' di più l'asticella. Poi Presidente Turco lo conosciamo bene, quindi è inutile parlarne. Sì. Ma guardi, se posso dire una cosa, che adesso avere una società che ha un obiettivo elevato, poi costruisce anche i settori giovanili. Come che, no? Voglio dire, io so che molte ragazzine adesso frequentano i settori giovanili della Volo Alto, la Casertana ha un forte settore giovanile, quindi anche lo sport come forma sociale, al di là poi della riuscita, se, come dire, del successo, certo, professionale del giugno. Del raggiungimento dell'obiettivo. Al di là dell'obiettivo in cui pochi riesco. Però voglio dire, è sport come crescita sociale. Meglio io. Praticato lo sport, molto meglio praticare lo sport e fare altre cose, insomma. È verissimo, anche perché è una soddisfazione per una ragazzina casertana, certo, vestire la maglia della propria città piuttosto che di un'altra magari scuola, certo, di pallavolo, certo, affiliate ad altre città, magari spesso anche, guardi, del nord, come succede nel calcio. Ho parlato con delle mamme, dei papà i cui figli frequentano in questo caso il settore giovanile della Volo Alto, sono molto contenti di questa esperienza. Poi stanno crescendo come numero, quindi questo è un fatto importante. È vero, il prossimo anno al Presidente Turco chiederemo che a fianco ai colori rosa della Volo Alto metteremo anche i colori rosso-blu della città. Pensavo una squadra maschile di pallavolo, invece niente. No, è bellissimo vedere queste ragazze, perché già lo sport, già vero, maschile, abbiamo la pallacanestro, abbiamo il calcio, invece la pallavolo secondo me è bello concentrarsi sulla squadra delle ragazze. È verissimo, è vero. Presidente, ci dia qualche scoop su cosa parlerà il Consiglio Comunale quando si rincontrerà? Il Consiglio Comunale si incontra 29 e 30 aprile prossimo. In discussione ci sono parecchi temi, tra cui stamattina abbiamo fatto l'ordine del giorno, mi faccio fare un po' mente locale, tra cui dicevo il regolamento sugli orti sociali, per cui si dà la possibilità dei cittadini che vogliono anche, diciamo, prendere in affitto, tra virgolette, un terreno incolto, di coltivarlo per uno scopo sociale. Questo lo penso molto importante. Poi ci sono le interrogazioni fatte dai consiglieri comunali su delle situazioni specifiche e poi anche delle mozioni, sono anche abbastanza numerose. Alcune riguardano il traffico, altre riguardano situazioni, una sui consumi di plastica, che credo è importante. Quindi i temi sono rilevanti. Io approfitto della vostra ospitalità per dire che i consigli comunali sono aperti, sono pubblici e invito tutta la cittadinanza a partecipare nei limiti degli impegni di tempo. Accanto a questo abbiamo incentivato lo strumento del question time, con cui i consiglieri possono fare domande specifiche su alcuni aspetti della vita quotidiana che loro ritengono meritevoli di interesse, anch'esso sono sedute pubbliche. Cerchiamo sempre più di avvicinare la vita della città alla vita degli amministratori, alle vicende amministrative, perché penso che c'è molto distacco, è invece un distacco emotivato, perché poi gli amministratori sono i cittadini di questa città. Ecco, come ripetevo in altre posti, noi paghiamo le tasse, noi viviamo la città esattamente come tutti gli altri e siamo stati eletti alle persone, ma la prossima volta altre persone saranno amministratori, certo. Quindi bisogna avvicinare e far capire anche le difficoltà in cui ci si muove nella macchina amministrativa. Anche perché molto spesso si muovono poi delle critiche, si fanno, sì, delle osservazioni senza conoscere, senza sapere bene i fatti. Esatto. Le critiche sono giuste, l'esponente politico è un personaggio pubblico e deve accettarle quando sono giuste e vere. Ma io almeno le prendo sempre come sprono a fare sempre meglio. Però a volte, leggendo poi soprattutto i social, perché poi le persone quando, certo, poi si avvicinano, come dice lei, si rendono conto, poi capiscono le difficoltà, a volte sono immotivate, per cui io prendo l'occasione quando ci sono delle, come queste, delle trasmissioni che danno l'opportunità di spiegare, uno lo fa e poi è giusto che si prenda anche le critiche quando è giusto che ci siano.
Certo, la riaspettiamo anzi in trasmissione quando vuole. È stato bravo il presidente, lo possiamo reinvitare. Bravissimo, no? Sì, anzi gli facciamo fare anche delle trasmissioni da solo. Fantastico, è stato promosso. No, se l'editore ce lo consente, facciamo venire soltanto trasmissioni con il presidente del Consiglio Comunale, che rappresenta, a parte le scherzi, perché poi il presidente De Florio si presta anche a scherzare, quindi è un caro amico. Però io credo fortemente alle istituzioni e il Presidente, al di là dell'essere un caro amico, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, sia la maggioranza sia la minoranza. Rappresenta l'intera collettività, quindi è giusto che rappresenti anche un pezzo non della governance, ma di chi dà un indirizzo alla governance. È verissimo. Noi siamo in chiusura, però non possiamo chiudere questa trasmissione prima di aver fatto gli auguri di Pasqua. Quindi a voi la parola, gli auguri di Pasqua ai nostri cittadini. Presidente. Sì, io approfitto dell'occasione che lei mi dà con questa trasmissione per dare gli auguri a nome di tutto il Consiglio Comunale. Quindi, come diceva bene il Sindaco, da tutti i consigli comunali, maggioranza, minoranza, a tutta la città, che sia una Pasqua di serenità, di riflessione, di pace, di fermarsi un attimo a riflettere per partire poi ognuno nell'ambito delle proprie attività più forti di prima. Vorrei anche dare un mio personale, ma credo a nome di tutti, ringraziamento a quanti in questi giorni lavoreranno, penso alle forze dell'ordine, ai vigili urbani della città che saranno impegnati nel loro dovere istituzionale, al personale della sanità che deve garantire i servizi pubblici essenziali. E approfitto per dare anche un saluto, un augurio a chi sta in condizioni un po' più di sofferenza, a cui va sempre il nostro pensiero. Ci associamo in toto, Sindaco. No, sono completamente d'accordo. Intanto una serena Pasqua in famiglia, di serenità per i più deboli, per i più disagiati. In questi momenti di difficoltà si pensa a chi ha più bisogno, difficoltà nel senso di difficoltà sociale, e nel momento in cui arrivano le festività dobbiamo stare vicino a chi ha più sofferenze, quindi sì stare in famiglia, sì avere un momento religioso, non dimentichiamo qual è lo spirito della Pasqua e rispetto a quella che è il tema che metto al centro proprio il cristianesimo, noi abbiamo il dovere sotto l'aspetto laico nei momenti così importanti religiosi di ricordare sempre che noi dobbiamo costruire una comunità, una società, è un elemento di costruzione di un'identità di una città solo attraverso il passaggio delle risposte a chi ha più bisogno, chi ha necessità e chi nei momenti di festa non può permettersi le feste. Quindi questa è la sfida per stare insieme, per costruire comunità, per costruire percorsi comuni, per pensare alle grandi sfide della città, ai giovani, bisogna pensare in alcuni momenti a chi soffre. E quindi serena Pasqua innanzitutto a loro e poi a tutte le nostre famiglie. Serena Pasqua a tutti, anche ai nostri telespettatori, a tutti i casertani. Un ringraziamento speciale al sindaco di Caserta Carlo Marino, grazie mille. Grazie a voi e grazie sempre che ci ospitate, Teleprima, Canale 91, che consente a noi di trasferire tante notizie alla città. Grazie mille anche al Presidente del Consiglio Comunale, Michele De Florio, grazie. Grazie a lei, grazie per l'ospitalità. E riaspettiamo presto, grazie a voi telespettatori, ci rivediamo sabato prossimo con Obiettivo Caserta. Alla prossima. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.